Credo che sarà capitato un po' a tutti qualche volta di entrare in un bar per prendersi un caffè e sentire un amico che dice oggi offro io, o ancor meglio avvicinarsi alla cassa per pagarlo e sentire il cassiere, il barista che dice ha già pagato qualcun altro, e allora cercare tra l'imbarazzo e lo stupore chi è stato in questa felice sorpresa per ringraziarlo o per far finta di niente con l'altra altrettanto classica frase a buon rendere e andarsene. Credo che questa scena possa ben rappresentare quello che viene raccontato nel Vangelo in questa terza domenica di Quaresima. Il Tempio di Gerusalemme, il luogo per eccellenza dove Dio si rivela e entra in contatto con l'uomo, è diventata una sorta di mercato. Lì ci sono i cambiavalute, ci sono quelli che vendono gli animali per il sacrificio, convinti che siano necessari tutti questi dazi, insomma, da pagare per poter ottenere il favore di Dio, per incontrare Dio stesso. E la sorpresa è questo Gesù che si arrabbia, che butta all'aria tutte le monete, tutti i tavoli, libera gli animali dalle gabbie e si scaglia un po', se la prende. Sì, forse una scena un po' dura, ma forse è il modo forte da parte di Gesù per dire ho pagato io per tutti, adesso siete liberi, avete la possibilità di incontrare Dio attraverso di me gratis, perché Dio non è un debito, ma soprattutto un credito per la nostra vita, è uno che ha pagato lui pur di dimostrarci tutto il suo amore. E ci chiede anche noi di partecipare a questo credito, di sapere dire al mondo di oggi pago io per te, per diventare migliore, per essere più bello. Penso al Papa in questa domenica in Iraq che va in mezzo a questi cristiani, a questa popolazione martoriata per dire pago io per la pace, io mi offro per la pace, ma credo e offro anche questo impegno a ciascuno di noi per impegnarsi perché anche questo virus venga sconfitto con la nostra attenzione, prevenzione, questa capacità di attenersi alle regole. Pago io al giorno d'oggi vuol dire magari rinunciare a qualcosa di noi stessi per il bene dell'altro. Pago io vuol dire anche metterci tutta la nostra creatività e passione per offrire qualche cosa di bello agli altri, al nostro paese, alla nostra associazione, al mondo intero.